Bonjour ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Lo so, mi siete mancati tantissimo anche voi e mi scuso perché gli ultimi video che ho fatto erano abbastanza corti. So che vi piacciono i video più lunghi, quindi oggi vi meritate assolutamente un vlog super lungo, almeno di un'ora. Me l'aveva scritto uno di voi nei commenti sotto uno degli ultimi video, avevo risposto: promesso, prossimo vlog lunghissimo, quindi assolutamente oggi voglio farvi compagnia per un bel po', ragazzi, perché mi dispiace sempre quando dopo il montaggio vedo che il video comunque è corto, dico no, cavolo, è troppo corto, sicuramente non gli piacerà. Infatti poi mi scrivete: Nicole, è troppo corto, falli più lunghi. Quindi oggi, ragazzi, assolutamente recuperiamo, anche se in realtà non devo fare altro se non molto lavoro al computer, quindi non posso uscire tantissimo oggi, anzi non so nemmeno se uscirò, forse stasera, se riesco a finire il montaggio di questo video in tempo, ma non credo. Sto cercando comunque in questi giorni di portarmi avanti con tutto il lavoro, quello amministrativo che sta dietro alla videocamera, quello che io chiamo sempre noioso per voi, insomma, di contratti, fatture e email e cose del genere che comunque vorrei fare, cioè vorrei concludere prima della pausa che voglio prendermi, e vi dico anche esattamente quando, perché ho guardato le giornate, anche se mi scuso tantissimo perché ieri non ho caricato un video, ma avevo un video in mente e poi c'è stato, insomma, non sono riuscita a filmare il video che avevo in mente e non ne avevo un altro pronto, e quindi lo sapete che poi mi dispiace magari mettere su un video tanto perno, quindi piuttosto non lo carico se non so che, cioè se non viene bene, se non sono contenta, è per questo che ieri ho saltato un video, quindi mi scuso. Ma in ogni caso volevo dirvi che mi prenderò una pausa dal computer, dalla telecamera e da internet, come vi dicevo, dal 3 agosto al 17, pensavo, quindi questo sarà praticamente l'ultimo video, ragazzi, che vedrete fino al 17 di agosto, e conto di ricominciare, scusatemi i miei capelli, ma appunto mi sono appena svegliata, conto di ricominciare con i video poi dopo questo il 17 di agosto, anche se sto aspettando delle cosine, ragazzi, che ho ordinato. E vorrei comunque farvi il video haul quando mi arrivano, perché non riesco, cioè è più forte di me, anche se voglio stare in pausa per un po' da videocamera, computer, eccetera, poi non ce la faccio, quindi no, non lo so. Forse vi arriverà comunque un video haul nel mentre, ma non ve lo prometto, ma penso di sì. Comunque, oggi è una bellissima giornata, ragazzi, che fa stra mamma mia, mi scrivete in tantissimi che in Italia fa caldo, tipo che al sud ci sono oltre 40 gradi, che anche al nord fa caldissimo, ragazzi, qui ci sono tipo 17-18 gradi, la temperatura ideale, oggi c'è un sole bellissimo, ma comunque fa caldo, ma non caldissimo, tipo che non si respira, come succede a volte da noi. Qui diciamo siamo sui, oggi non lo so, ma ieri eravamo sui 17, oggi secondo me ci saranno un 25 gradi perché c'è un sole bellissimo, quindi fa caldo ma non troppo caldo, anche se vi devo dire che il mare italiano mi manca molto e sto infatti organizzando di andarci molto presto, quindi e poi dovrò ritornare in Italia poi anche a settembre, quindi praticamente torno spessissimo in Italia, come vi dicevo. Comunque, altri aggiornamenti. Allora, la mia amica Sandra ed il suo fidanzato sono ripartiti poco fa per Brema, quindi mi dispiace mi dispiace, non lo so, volano sempre i giorni quando ti diverti, quando stai bene, però sono contenta comunque che siano riusciti a venire e che adesso abitiamo più vicine, fino a quando lei andrà a vivere poi negli Stati Uniti di nuovo a settembre, se non sbaglio, quindi poi saremo di nuovo super lontane, però per il momento è stato bello riuscire ad organizzarci così, insomma, e sapere che non è troppo lontana. Adesso andiamo a fare colazione, andiamo a vedere dove è Gatto Denver, che lo sento già che mi chiamava poco fa. Eccoli qua i gattoni, buongiorno Gatto Denver! Buongiorno, fai i miau silenziosi? Tipo che apri la bocca e non esce nulla? Buongiorno, buongiorno gattino tutto bianco, saluta i tuoi follower, Gatto Denver, i tuoi fans, che mi chiedono sempre di te, Gatto Denver. A Gatto Denver piace tantissimissimissimo, in realtà ad entrambi, anche a Gatta Stellina. Buongiorno Gatta Stellina, bellissima. Ah, sono Gatta Stellina, non voglio romperle le scatole. Buongiorno Gatta Stellina mia, buongiorno, scoiattolina. No, dovete sapere che questa è diventata la nuova cuccia di Gatta Stellina e Denver invece solitamente si mette a dormire qua, oppure a volte entra qui nella casetta, però se ci entra è per giocare perché gli ho messo tutti i giochini qua e mi fa troppo ridere perché quando ha voglia di giocare entra e poi prende i giochini e li butta a terra e poi inizia
a giocare, quindi ha già capito che qui ci sono i giochini, amore mio. Il bello è che entrambi sono troppo pigri per salire fino in cima al tiragraffi o grattino, come lo chiamo io, quindi sono sempre là, però sono contenta perché gli sta piacendo tantissimo. È gigantesco, ma sono contenta, insomma, di averlo preso perché loro sono felici. Sì, amore mio, sì, amore mio. E qui c'è anche Lil che sta lavorando, quindi non C'è un disturbiamolo. intruso. Ciao Nisi, c'è il Ciao. solito intruso a casa mia che si aggira per casa mia. Ciao Nila, a dopo, buon lavoro. Ciao ciao. Allora, devo svuotare la lavastoviglie che ho azionato ieri sera, ma prima farò colazione. Ho il frigo pieno di roba in realtà, ma sono un po' cose che avevamo preso con gli ospiti, quindi non so neanche io che cosa ci sia. Yogurt greco 0%, che non è a fuoco, eccolo qua. Yogurt greco naturale 0%, qui ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi, ma anche in Italia, credo. Però questo è molto molto buono. Non ho trovato quello della Faye, mi avete detto che si pronuncia Faye, quindi ho preso questo. Preparato lo yogurt, adesso lavo la pesca, la taglio a pezzettini e poi taglio a fettine anche la banana e poi ci aggiungeremo il muesli con more di gelso, che è sempre quello che ho portato dall'Italia. Ok, allora. Alla fine non ho aggiunto la banana perché è già piuttosto piena, così la mia bowl, breakfast bowl, però visto che sono golosissima, aggiungo un po' di miele sopra il muesli. Un cucchiaino e due cucchiaini. Gnam. Che fame, ragazzi! Ho preso le posate dorate, ragazzi, che volevo fare. No, mi sa che già ve le ho fatte vedere, mi piacciono troppo. E la colazione è pronta e adesso vi faccio vedere la mia routine. Colazione, ultimamente vado sempre a mangiare fuori. Il cielo è sereno, ma ci sono queste nuvole adesso che coprono il sole. Però fa caldissimo oggi, ragazzi. Eccole che arrivano, incredibile. Sto sfamando queste paperelle, di cui ovviamente non mi ricordo il nome, anche se me l'avete detto. Quello è Oscar, ve l'avevo fatto vedere nelle storie, è il loro piccolino e io l'ho chiamato Oscar, perché non sapendo se è un maschio o femmina, può essere sia Oscar maschio che Lady Oscar femmina. Ciao, ciao, e stanno aspettando che io li sfami, perché ogni mattina gli do da mangiare. E vado a prendere il cibo per gli uccellini, che gli ho preso la casetta qui, e a queste paperelle sembra che piaccia molto il cibo che prendo per gli uccellini, e quindi adesso vi faccio vedere. Qua, venite qua che ve le metto sulle foglie, così riuscite a prenderli. Buon appetito! Guardateli. È bellissimo perché il papà e la mamma lo vedete che passano il cibo al piccolino? È dolcissima questa cosa. Ed è ormai quasi un mese che lo sto vedendo crescere, è già grandissimo. Però poi è stranissimo perché diventerà come l'oro, quindi tutto nero ma con. E poi mi fa morire dal ridere che si tuffano e vanno a prendere tutte le cosine che sono cadute sul fondo. Sono troppo troppo simpatiche. Comunque sì, è stranissimo pensare che anche lui diventerà dello stesso colore di mamma e papà. È uscito anche il sole nel frattempo, ragazzi, e io con questa vista meravigliosa veramente, con le mie paperelle, faccio colazione. Buon appetito. Anche se mi piacerebbe poter stare in giardino tutto il giorno, ogni mattina è difficile, ma devo rientrare. Adesso vado a filmare delle storie sponsorizzate e poi mi preparo, faccio la doccia e mi preparo. È arrivato, ragazzi, è arrivata la cosina che stavo aspettando, che voglio farvi vedere nel video haul, quindi penso proprio che arriverà anche il video haul, quindi non sarà questo l'ultimo video. Wow, ok, ma devo trattenermi e spacchetterò in video con voi. Non aprire, Nicole, non aprire, ok. Filmate le storie sponsorizzate, adesso è arrivato anche il tizio dell'agenzia immobiliare a prendere le misure dell'armadio che si sera da pranzo, perché lo stanno vendendo praticamente, e perché non doveva nemmeno esserci in casa mia in realtà quell'armadio, però insomma è una storia lunga, quindi adesso sto
Se tutto va bene lo sposteranno presto, così potrò completare anche la sala da pranzo con un mobiletto che vorrei prendere invece io, più basso eccetera, più carino. Comunque penso proprio che quando tornerò dopo Ferragosto, probabilmente il primo video sarà proprio l'un tour completo di tutta la casa, completamente arredata, tutta con mobili che non avete ancora visto, perché appunto gli unici mobili che avete già visto sono quelli qui nello studio. Tra l'altro la disposizione dello studio non vi è piaciuta tantissimo e ho notato che molti di voi mi hanno detto che questa parte è molto incasinata. Sì, è vero, ma mi piace così, mi piace che ci siano tutte le mie rovine, eccetera. Anche se voglio fare un makeover completo del mio studio, e so già quali mobili e quali cosine prendere, quindi in realtà voglio fare anche quello, però quello più avanti, perché sarà un video a parte in cui farò proprio un makeover completo del mio studio, in cui cambierò tutto, ragazzi. Quindi però oggi ho deciso di non truccarmi, voglio far riposare ancora un pochino la pelle che si sta riprendendo, perché avevo qualche brufoletto qualche giorno fa, ma adesso mi sembra veramente, veramente che si sia ripulita, quindi sono contenta. La lasciamo respirare oggi, che tanto stiamo a casa. E adesso mi metto un po' a lavorare al computer, rispondo a qualche mail e noi ci vediamo tra poco. Mir, come al solito, disperazione e preparazione prima di accendere la videocamera, e poi si emoziona. Neil sta preparando la cena. Sì, ma aspetta, che cena che sto preparando io? Che cena stai preparando tu, con le scatolette di tonno insalatissime e riomare che ti ho dato io? Ti ho preparato tutto. Cosa pensi che fanno i ristoranti? Fanno la stessa cosa. E cosa volevi far credere? Che stavi sfilacciando il tonno? No, volevo dire che stavo per preparare una pasta con l'olio. Con l'olio? Sì. Ah, scusa che ti ho interrotto. Era molto... Scusa. Ah, volevi dire che questa grande... Non è facile fare una pasta con l'olio buona. No? No. Veramente? Cosa questo ci vuole? L'olio poi è difficilissimo. Cosa ci vuole? Scusa, qual è il tuo segreto per fare la pasta con l'olio però buona? Cioè, sentiamo. Prima cosa è la cottura della pasta. Quindi... Cioè, praticamente il segreto è non scuocere la pasta, perché sennò fa schifo, vabbè, ma è ovvio. Dopo il pizzico di sale, il pizzico di pepe, il pizzico di messa cosa, pizzico di amore. Vabbè, ok. Tu con queste battute che confondi i follower, che già sono confusi di per sé, a vedere il mio ex che si è piazzato a casa mia e non se ne va più e non si è fatto il biglietto di ritorno. Sono confusa anch'io, infatti. Come ride. Come siamo al punto? Cioè... Siamo al punto 5, cioè 5. Ok. Quanto manca? Ho fame! Punto 11 circa. Ci siamo? Punto, sì. Ok. Stavo guardando che film possiamo vedere, e questo Death Note mi ispira alquanto. È un horror. Questa è la creazione culinaria di Neil. Non che io sia capace di fare di meglio, assolutamente. Abbiamo la... cosa sono? I rigatoni? Sì. Con tonno, carote, e piselli e mais. Sei soddisfatto della tua creazione? Sì. Mi sono impegnato un casino, Ti sei impegnato tantissimo? Sì, tantissimo. Si vede. Allora, sono stanchissimo, infatti adesso non vedo l'ora di mangiare. Ok, mangia, mangia, buon appetito. Vi faccio vedere in quali condizioni deve mangiare Neil, perché la gatta Stellina deve stare qua, piazzata qua. Fa finta di niente. Cioè, io devo stare qua e basta. Sono comoda qua e basta. Guardala, fa finta di non vedermi, di non sentirmi. Gatta Stellina, sì, sto parlando con te, gatta Stellina. Fa finta di niente. Sei comoda? Gatto, non ti vergogni. E adesso finalmente, ragazzi, scopriamo insieme tutte le cosine che mi sono arrivate dalle aziende, cioè tutti questi pacchettini. Dobbiamo andare a scartare, ce ne sono di Sephora, Too Faced, Benefit, c'è un sacco, Pixi, di roba che non vedo l'ora di spacchettare. Quindi iniziamo con Urban Decay, Legends Never Fade, e ci sono... Oh, adoro, adoro, All Lasting Makeup Setting Spray, ho il fiatone per tutte le scale. Il Long Lasting Setting Spray Ultra Matte, no vabbè, questo devo provarlo. Già adoro la versione normale e l'Ultra Matte deve essere favolosa. E poi il Face Primer Long Wear Foundation Grip, fantastico. Questo non l'ho provato, penso sia una novità.
Adoro, adoro, adoro. Poi da Bourjois mi sono arrivati i Rouge Velvet Ink 3 rossetti liquidi a finish opaco, molto molto belle le colorazioni, specialmente questo nude rosato. Da Rimmel invece mi è arrivato questo pacchettino molto molto carino e c'è un vero e proprio orologio, ragazzi. E c'è infatti anche la batteria, bellissimo. E all'interno c'è il nuovo mascara Scandal Eyes Volume on Demand. Mi piacciono molto i mascara Rimmel, devo dire, quindi ho aspettative grosse anche per lui. Poi da Giada Cosmetics mi è arrivato questo pacchettino meraviglioso e c'è anche una citazione di Gandhi. Bella questa cosa, è molto bella la box. Ci sono dei prodotti per capelli, questi sono degli impacchi in tessuto a diverse azioni, wow, e poi ci sono uno shampoo, wow, a base di acido ialuronico, e no, ce ne sono tre di shampoo, però hanno anche questi, appunto, svolgono funzioni differenti. Che figata, questo pacchetto mi è piaciuto tantissimo. Poi mi sono arrivate un sacco di cosine da Sephora in questo pacco gigantesco, ma ne ho tantissime altre da farvi vedere. Adoro questo brand e qui ci sono balsamo lisciante fortificante e poi c'è anche lo shampoo della stessa linea. Questo invece è un tonico, non conosco questo brand, ma se lo conoscete fatemi sapere. Poi c'è Youth to the People, questo è un detergente per il viso a base di ingredienti naturali e tra l'altro è edizione limitata. E poi ci sono maschera per il viso e maschera per i capelli. Wow, mango, no vabbè, adoro, 95% di ingredienti di origine naturale e 91%, wow, devo dire niente niente male davvero gli inci di Sephora. Poi abbiamo questa, la conosco, l'ho già provata ed è fantastica, di Dr. Jart, e la Vital Hydra Solution, è una crema in gel per il viso, della stessa linea di questo brand Ren, R-E-N, non so come si pronuncia, correggetemi se lo sapete, Clean Skincare. C'è, oltre al tonico, c'è anche la crema in gel con la vitamina C. Poi ci sono le salviettine struccanti di Sephora, che noto in questo momento che hanno il 99% di ingredienti origine naturale, ragazzi, quindi veramente inci fantastico. Ah, poi mi era sfuggita una maschera e vai per i piedi, io adoro le maschere per i piedi, le sto testando tutte, ragazzi, quindi non vedo l'ora di provare anche questa, e anche qui inci assolutamente fenomenale. E poi abbiamo questo gel esfoliante per il corpo, Body Granita, wow, avrà un profumo buonissimo. Poi c'è questa pochettina di Make Up For Ever, molto carina, con alcuni prodottini, vedo all'interno, e ci sono tre prodotti occhi della linea Aqua Resist, appunto, di Make Up For Ever. Loro hanno sempre linee waterproof eccellenti e queste sono due matite occhi e questo più spesso invece è un matitone ombretto. Poi c'è la Fresh Rose Lip Cream, questo è un balsamo labbra e ne ho sentito parlare, quindi sono molto curiosa di testarlo questo, perché ho sempre bisogno di balsami labbra nuovi, ne uso a quintalate. E poi ci sono ancora due prodotti di Anastasia Beverly Hills, c'è la Skinny Brow Pencil, spero che medium brown, secondo me sarà un pochino troppo scura per me purtroppo, e poi c'è l'eyeliner liquido intenso di Sephora waterproof, e questo, così come tantissime altre cosine che sto mettendo da parte per voi, ve lo regalerò in un giveaway su Instagram. È molto semplice, insomma, basta che andiate sul mio Instagram qua sotto, mi seguite su Instagram e presto vedrete un nuovo regalino per voi, molto succulento, strapieno di prodotti. Poi da Benefit mi è arrivata la Smile With Your Brows box tutta rosa, andiamo a scoprire, wow, ok, c'è un anno, felicissima per questa, chissà se è valida anche qui in Olanda, no, infatti sono in Italia, però ci torno presto in Italia, quindi in realtà non avrò problemi ad utilizzarla, e c'è un anno di servizi brows, appunto, in tutti i brow bar d'Italia, Benefit, wow. E poi che cos'altro c'è? No, vabbè, mi hanno spedito una mascherina troppo carina,
troppo troppo carina veramente, con il bigliettino. E qui ci sono la palette Browsings, andiamo a vedere le colorazioni. Davvero molto carino il packaging, e all'interno ci sono le cere per sopracciglia e poi invece i colori in polvere con i due pennellini. E all'interno della box c'è anche un Gimme Brow colore 2, quindi perfetto, io uso 2, 2 e mezzo o 3. E poi abbiamo la Precisely My Brow Pencil in colorazioni 2 e 2.5, perfetto direi. Sempre da Sephora mi è arrivata una valanga di prodotti Fenty Beauty, ragazzi, ci sono un sacco di rossetti. E sono gli Sleep Shine. Questi sono shiny, quindi traslucidi e super super lucidi sulle labbra. E hanno anche dei micro glitterini piccolini piccolini, ma non credo si riescano a vedere in videocamera. Però anche il packaging, devo dire, molto molto bello. Un altro pacchetto meraviglioso invece mi è arrivato da Too Faced. Ci sono i due nuovi Primed and Poreless. Questo è un face primer e questo invece è una questa invece è una face powder, una polvere per il viso. Sono molto curiosa di provare questi, ragazzi, li ho visti ovunque su internet e adesso finalmente sono nelle mie mani. Tra l'altro notare tutti i pacchettini di Too Faced rosa, bellissimi. Che meraviglia, un'altra cosina che mi è arrivata, anzi tante altre cosine che mi sono arrivate da Too Faced. Una è la Diamond Light, la nuova bronzing powder, quindi la nuova terra, però sempre versione diamante, come già avevano fatto gli illuminanti. E poi ci sono un sacco di ombretti 24 hour crease proof e sono anche waterproof, quindi a lunga durata. I colori sono super interessanti, voglio andare a vedere questo e soprattutto, visto che sono melted chocolate, voglio annusarli e vedere se sanno di cioccolato. Non profumano di cioccolato, almeno io non lo sento il profumo di cioccolato, peccato. Però di solito tutte le cosine Too Faced che si chiamano chocolate qualcosa sanno di cioccolato, o sono solo io che non lo sento? Poi altro pacchetto mi è arrivato da Yves Rocher e vediamo che cosa c'è all'interno. Allora, questa non lo so bene che cos'è, devo vedere. Ah, ok, è un accessorio per capelli ed è appunto una headband, praticamente una bandana, un cerchietto. Che figata. E poi ci sono due capelli, due prodotti per capelli, uno shampoo crema lisciante ed un fluido lisciante. Poi mi sono arrivate alcune cosine da Lierac. Tra l'altro questo è un tè, è un infuso, una tisana, e quindi sono molto contenta perché conoscete la mia passione per le tisane. E qui ci sono anche due prodotti e c'è una crema antifatica illuminante idratante rimpolpante e poi c'è questo concentrato sempre antifatica con il 15% di vitamina C. Altre cosine mi sono arrivate da Pixi, guardate che meraviglia, ragazzi, c'è un marsupio clear di questo bellissimo verde pastello con all'interno tutti i prodotti. Wow, allora c'è una palette glitter con questi colori azzurri meravigliosi, poi abbiamo delle salviettine rimuovi trucco alla camomilla e alla rosa, vabbè, fantastico. Poi ci sono anche la è un gel, questo è un gel idratante leggero. E questo invece è un gloss. È un Glossy Lip Maximizer, molto carino anche il colore. E poi all'interno ci sono anche dei tattoo dorati. No, vabbè, che figata. Ci sono anche dei tattoo dorati bellissimi. Guardate questo cuoricino, che carino. Troppo, troppo bello anche questo pacchettino, veramente. Che meraviglia. Sempre da Sephora mi è arrivato questo pacchetto inaspettato perché c'è una tazza all'interno, ragazzi. A cup full of beauty c'è scritto e poi c'è questo che non so se contiene caffè solubile in grani. Io non bevo caffè, quindi non sarà sicuramente per me, ma visto che ho tanti ospiti ne saranno felici. Versa il contenuto di questa busta in acqua calda e goditi il nostro buongiorno. No, vabbè,
Che carini. Altro mega pacchetto di Sephora che mi vizia con un sacco di novità, come avete potuto vedere. E vediamo, aiuto, se non spacco tutta la scrivania prima. E vediamo che cosa c'è. Wow. No, vabbè, ragazzi. No, non riesco ad aprirlo, ce la farò. Ce la farò. Ah, aiuto. Si è aperto completamente. No, vabbè, si è aperto ed è bellissimo questo pacchetto, ragazzi. Ci sono alcuni prodotti Huda Beauty, alcuni prodotti Fenty Beauty e altri prodotti Anastasia Beverly Hills. Non ci posso credere, ma che figata. E qui al centro c'è un altro pacchetto, ancora un'altra box. E all'interno... No, vabbè, questo pacchetto è... Oh mio Dio, ci sono io! Your skin, your... No, vabbè! Ma che figata! Non ci posso credere, veramente un pacchetto meraviglioso. Poi da Good Molecules mi è arrivato questo pacchetto super colorato e all'interno ci sono prodotti per la skincare. C'è un idratante primer, un tonico illuminante, un siero che corregge il colore e poi abbiamo gli eye patch, adoro tantissimo gli eye patch, super happy. E poi ultimo ma non per importanza mi è arrivato un pacchetto dal mio parrucchiere Goran Wheeler a Trieste, che pensa a me anche se a distanza, e mi hanno spedito le mie adorate Sugar Bear Hair Vitamins. Poi mi hanno spedito, questo lo adoro, è un sapone ragazzi, è secondo me uno dei saponi più idratanti che esistano sulla faccia della terra, con ingredienti 100% naturali, con oli vegetali ed è fantastico, c'è anche il buchino per poter annusare il profumo, è veramente è spettacolare questo sapone. E tutte queste cosine che vi faccio vedere le potete trovare semplicemente contattando Goran Wheeler via Instagram direct. E poi mi hanno spedito l'intera linea Premier Repair, la mia adoratissima linea Premier Repair. Questo è il conditioner, che in realtà è una maschera super nutriente ragazzi, è fantastica. Poi c'è la Premier Repair Intense piccolina da viaggio, che mi sarà molto utile, e poi c'è la Premier Intense invece versione full size, e poi lo shampoo che io adoro ragazzi, questa linea veramente è qualcosa di fenomenale, dovete provarli per capire. Dopo questo unboxing gigantesco ragazzi, adesso vi saluto perché mi metterò subito al montaggio di questo video, così domani sarò online puntuale alle 17:30 come sempre. Voglio dirvi anche che mi mancherete veramente tanto in queste 2 settimane che non caricherò video su YouTube, ma come al solito sarò molto attiva su Instagram, quindi andate su Instagram per seguirmi lì, nelle mie storie, nei miei post, lì potete sempre sapere cosa combino, anche se non sono presente su YouTube come appunto in queste 2 settimane, che ragazzi non mi sembra vero, cioè da una parte sono super felice di non vedere più videocamere e computer e cellulari, quindi questo mi rende veramente felice per il momento, però d'altra parte io come faccio senza di voi, quindi questo sarà veramente difficile, però veramente bisogno di staccare un pochino, specialmente dopo tutto il casino e la fatica durante il trasloco. Adesso mi godrò un po' la mia casetta e finirò le ultime cosine in modo da arredarla e poi vi farò l'home tour appena ritornerò su YouTube ragazzi, quindi noi ci vediamo dopo Ferragosto, mi sembra impossibile e cioè quasi veramente mi sento in colpa a dirvelo, comunque ci vediamo dopo Ferragosto, vi mando un bacio grandissimo, anzi venite qua che vi stacco da questo cavalletto, che vi abbraccio forte, venite che vi abbraccio fortissimissimissimissimissimissimissimissimo, e noi ci vediamo lunedì 17 agosto sempre alle 17:30, mettete la sveglia sul calendario, puntatevi questa data, torno il 17 agosto. Bacio grande, mia family. Ciao, a presto. Mua, mua.